Signori, eccolo qui, è arrivato Blue Lock 1 Variant. Adesso, sono spuntato all'improvviso, queste sono una parte che sono le copie libere, perché avevamo aperto il preordine. Per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, ve lo spiego immediatamente. Allora, tanto tempo fa la Panini ha fatto uscire questa notizia bomba di una Variant Limited Edition del numero 1 di Blue Lock, che poteva essere acquistata solo entro tot tempo sul sito Panini. Dopodiché, grazie a Dio per una volta, ha dato l'opportunità anche alle fumetterie di poterlo ordinare. Dopodiché la prevendita è finita e sul sito Panini è completamente sold out. Quindi noi fumetterie abbiamo giustamente fatto i nostri calcoli e ne abbiamo preso qualche copia in più perché sapevamo che voi ritardatari vi sareste dimenticati di acquistarlo. Quindi, signori, tutte quante le copie che avete preordinato sono in partenza già da domani, quindi preparatevi, alcune sono già pronte, ma adesso parte tutto quanto insieme, quindi domani si lavora durissimo, seguiteci sul canale perché ci sarà il video con Nando e Demetrio che fanno pacchi a profusione mentre io guardo e mangio patatine. Ma soprattutto volevo ricordarvi che sono disponibili anche le copie libere fino all'esaurimento scorte, ancora a prezzo di copertina. Io ve l'ho detto. Se il mercato aumenterà il valore del prodotto, rischierete poi di doverlo andare a comprare dai bagarini a prezzi molto più alti. Quindi, signori, recuperate adesso la vostra copia Variant o le vostre copie Variant, visto che non abbiamo messo il limite per l'acquisto, quindi potete comprarne quante ne volete. Blue Lock 1 Variant. E per chi non lo sapesse o l'avesse perso, Datore dei Maghi Fumetteria è disponibile anche il numero 2. Prima edizione con i cartellini espulso e ammonito in omaggio che potevano essere presi solamente con la prima tiratura. Quindi, signori, Datore dei Maghi è tutto. E ci vediamo su mangacomicsmarket.it. Ciao ragazzi!